Ciao a tutti, eccoci qui per vedere insieme l'ultima sezione della base di Lightroom per lo sviluppo di un negativo digitale. Abbiamo visto il bilanciamento del bianco, la regolazione dei toni e ora andiamo a vedere la sezione impatto. Nella sezione impatto troviamo tre sole voci: chiarezza, vividezza e saturazione. A che cosa servono? La chiarezza funziona un pochino come il contrasto, ma a differenza di quest'ultimo che aumenta il contrasto della luminosità di tutta l'immagine, quindi la differenza, se volete, tra le alte luci e le parti più scure, i neri della nostra fotografia, la chiarezza, regola il contrasto dei toni medi dell'immagine, preservando quindi i neri e le alte luci. Andando a spostare a destra questo cursore, come potete vedere, non si creano zone di bruciato o neri molto chiusi a meno di non spostarlo al massimo, e anche in questo caso non abbiamo ecco, c'è giusto chiuso un pochino il nero in quest'ombra più chiusa. Non si creano, diciamo, zone critiche, zone di perdita di dati. Lightroom cerca comunque di preservare alte luci e ombre più chiuse. Va semplicemente ad aumentare il contrasto dei toni medi, ma esasperandolo, come vedete, l'immagine acquista un aspetto irreale, decisamente troppo contrastato. È quindi un'opzione da utilizzare con una certa parsimonia. Non c'è un limite massimo, è legato alla dimensione dell'immagine e al contrasto di quest'ultima. In questo caso possiamo tranquillamente spingerci anche a un valore di 30 senza che la nostra immagine acquisti un aspetto irreale. Abbiamo semplicemente aumentato il contrasto dei toni medi e quindi migliorato la nitidezza, se volete, della nostra immagine. La vividezza, come funziona la vividezza? La vividezza è più o meno simile alla saturazione. Spostando a destra il cursore, vedete che l'immagine appare molto più satura. È, se volete, una regolazione più leggera rispetto alla saturazione. Se io vado a portare a destra al massimo la saturazione, vedete che l'immagine diventa ancora più satura. La vividezza, si basa sia sul contrasto che sull'aumento di saturazione. Anche questo è un cursore da utilizzare con una certa parsimonia. Andando ad esagerare, si creano, come vedete, delle immagini, piuttosto irreali. È, diciamo, però una buona regolazione per rendere più vivi i colori e non andare ad aumentare il cursore saturazione. Cursore che io generalmente evito di toccare troppo, preferisco regolare i colori della mia immagine con il comando specifico di Lightroom, che è questo, HSL colori bianco e nero. È un comando che vedremo successivamente. Generalmente evito di manipolare la saturazione, lo faccio successivamente nel caso in cui serva, dopo che ho controllato e deciso colore per colore come aggiustare, diciamo, la resa cromatica della mia fotografia. Finito diciamo, il modulo base di Lightroom, abbiamo spiegato anche la sezione impatto e con questo terminiamo la prima parte dello sviluppo di un negativo digitale. Nel prossimo filmato vedremo la curva di viraggio. Spero di esservi stata utile, vi ringrazio, ciao!